Buona domenica, ci sono diversi modi per viaggiare con maggior sicurezza. Innanzitutto quello di informarsi sulle condizioni della strada, sapere che cosa si sta guidando, in che condizione è la nostra auto e i nostri pneumatici che, ve lo ricordo, sono il primo punto di contatto tra la vettura e il suolo. Allora vedremo anche nuovi sistemi di assistenza alla guida su vetture di piccola e grossa cilindrata. Iniziamo con il sistema X-Drive di BMW che permette di percorrere un po' qualsiasi tipo di terreno in sicurezza. Abbiamo approfittato anche per ulteriori consigli di guida. Sentiamo Matteo Morichini. La BMW è sinonimo di trazione posteriore, leggerezza e sportività ed ha un sistema a quattro ruote motrici con 25 anni di evoluzioni, l'X-Drive, tra i più sofisticati sul mercato e presente in 46 modelli della casa bavarese. Con la prima neve e l'arrivo dell'inverno, quattro ruote motrici aiutano, ma l'aderenza è garantita solo con gli pneumatici invernali, già obbligatori in alcune regioni, e riconoscibili da scritte, simboli, dal battistrada lamellare che, unito alla componente chimica, aumenta il grip in trazione e frenata con temperature sotto i 7 gradi. La durata per questo tipo di gomme è di circa 3 anni. Per conoscere i trucchi della guida a bassa aderenza, consigliamo i corsi di guida sicura. Più tecnica equivale a maggiore sicurezza, acquisita attraverso teoria, pratica e divertimento. Scopriamo come con l'ultima serie 3 X-Drive, che nel 1985 fu la prima auto a trazione integrale nella storia BMW. Oltre ad una corretta manutenzione del veicolo e la conoscenza di esso, tutto inizia con la posizione di guida. Quindi, corretta posizione delle mani sul volante, spalle sempre attaccate al sedile, ancoraggio solido. I controlli elettronici, trazione e stabilità, restano attivati. La modalità di guida è in comfort, non servono assetti rigidi. Mai esagerare con il gas. Su una superficie innevata, a rischio lastre di ghiaccio, 184 cavalli e 300 Nm di coppia erogati dal 2000 diesel della serie 3 possono essere sfruttati solo in parte. E quando si accelera in uscita di curva, bisogna farlo a ruote dritte. Stesso discorso per la frenata, autocomposta e ruote dritte, preventivando tempi e spazi d'arresto più lenti e più lunghi. Lo slalom in leggera discesa mima una serie di curve strette e scivolose. Qui il potere direzionale delle gomme è meno efficace, bisogna guardare distante, anticipare le traiettorie, procedere con attenzione e cautela. Per chiudere chiediamo a Giorgio Porello cosa non bisogna assolutamente fare nelle situazioni di guida a bassa aderenza, su neve e ghiaccio. Quando ci sono delle condizioni meteorologiche avverse, e in particolar modo quando nevica, dobbiamo ricordare che la nostra aderenza al terreno decisamente si riduce. Non bisogna eccedere di velocità, non bisogna usare lo sterzo in maniera brusca, sicuramente non disinserire i sistemi di sicurezza che abbiamo a bordo delle nostre autovetture, sia quello di stabilità che quello di trazione, che non fanno altro che elevare il nostro margine di sicurezza che abbiamo alla nostra guida. Questa è un'auto piccola ma nota perché è in grado di percorrere qualsiasi tipo di terreno con un'agilità davvero sorprendente. È la Panda 4x4 che negli anni ha fatto scuola e continua ad essere una delle vetture più gettonate dal pubblico. Noi l'abbiamo messa alla prova su neve e ghiaccio. Sentiamo Matteo Morichini. È il 1983. E la Panda diventa la prima auto al mondo sotto i 4 metri dotata di trazione integrale. Il successo è immediato. Nasce una nuova equazione. Inverno più montagne più neve uguale Fiat Panda 4x4. Ed ecco perché. Per essere efficaci su neve e ghiaccio, trovare motricità dove non esiste grip e mantenersi agile, servono 4 ruote motrici, pneumatici invernali e leggerezza. Ed è su quest'ultimo aspetto dove la Panda stacca i rivali. È a tutti gli effetti un piccolo fuoristrada, ma pesa molto meno dei SUV, anche di quelli compatti. Quindi, soprattutto in discesa, ha tempi e spazi di arresto brevi. Poco peso significa muoversi con disinvoltura nei percorsi innevati. Inoltre, lo sterzo risponde bene, l'andatura è stabile sia nei tornanti che nei cambi di direzione veloci. Sospensioni ed assetto minimizzano le asperità. A pneumatici Snowflake di serie utilizzabili tutto l'anno, riesce a partire anche su lastroni di ghiaccio e sono molti gli accorgimenti, dal differenziale antislittamento agli angoli di attacco alle protezioni sulla carrozzeria mirati all'off-road duro e puro. Non a caso chi deve guidare sulle piste da sci o lavora in una baita, su un'alpe, negli impianti di risalita, molto spesso sceglie una Panda 4x4. Per rendere l'idea, il 70% di Panda venduta nelle Alpi austriache sono a trazione integrale. La terza generazione di Panda, con motori benzina 3 cilindri o 1.2 diesel, è anche più solida, meglio equipaggiata e rifinita, con meno vibrazioni. Ma i listini partono da 16.950 euro in su, quindi la Panda non può essere considerato un acquisto economico.
Tuttavia, la Panda è davvero un'auto per tutte le stagioni. Nasce per la città, dove è pratica, agile e funzionale, e dal grande pregio, grazie alla sua leggerezza e alle quattro ruote motrici, di trasformare ogni percorso a bassa aderenza, neve inclusa, in assoluta normalità. La Land Rover lancia anche in Italia la nuova Freelander nella versione a due ruote motrici, una scelta che risponde un po' alle esigenze del mercato, ma che non penalizza i tratti distintivi del brand inglese e neanche le sue doti fuoristradistiche. Sentiamo come va da Alfredo Cardone. Capostipite della generazione SUV, la nuova Freelander si rifà il look e diventa anche cittadina grazie all'introduzione della versione 2WD, dunque prezzo più abbordabile a partire da 26.900 euro e soprattutto meno inibizioni alla guida. Il design del Freelander, almeno nella parte esterna, non è stato stravolto. I ritocchi, le novità sono soprattutto al frontale, con questa griglia importante con cornice cromata e poi i gruppi ottici full LED. Lo stile è più sportivo e deciso. I dettagli del design sono stati rinnovati e donano al veicolo un aspetto dinamico. E sono disponibili anche sugli allestimenti entry level i nuovi cerchi in lega da 17. Il salto di qualità del Freelander è soprattutto nella parte interna, nell'abitacolo. Nuova, completamente rinnovata la console centrale, che in qualche modo evoca la Evoque, per citare un modello di segmento premium. Linee essenziali e sobrie nel tunnel centrale, dove manca la leva del freno a mano sostituita da un sistema elettronico di stazionamento. Il touchscreen da 7 pollici a colori integra un sistema di infotainment intelligente, il navigatore satellitare ed il nuovo sistema audio Meridian, potenziato con 17 altoparlanti. Quando si è alla guida si percepisce una sensazione di agilità in rapporto alla taglia, grazie anche allo sterzo pronto, leggero e ben assecondato dalle sospensioni. Per quanto riguarda i propulsori, si può optare per l'unità diesel 2002 di cilindrata da 190 e da 150 cavalli, quest'ultimo è anche il motore scelto per la nostra prova, che dà la migliore efficienza in termini di consumi. La grossa novità invece è rappresentata dall'unità benzina, va in pensione il 6 cilindri, subentra il 4 cilindri 2000 di cilindrata da 240 cavalli. Buone sensazioni che aumentano quando proviamo la Freelander in versione due ruote motrici, anche sui percorsi off-road non eccessivamente estremi. Il grande equilibrio, l'ottima distribuzione dei pesi consentono di affrontare con una certa disinvoltura situazioni insidiose. Basta capire il tipo di fondo che si sta attraversando, che si tratti di ghiaia o di erba, di fango o di terreni allagati, e procedere con la dovuta cautela. È stata presentata all'ultimo salone del ciclo motociclo di Milano, la Kawasaki, che uscirà tra pochissimo ed ha il compito di continuare il grande successo della casa giapponese nella categoria delle nude, puntando su un aspetto unico e motore oversize. L'ha provata per noi Roberto Ungaro. Più aggressiva, più potente, più Z. Nata nel 2004, la nuda Kawasaki piace molto agli italiani. Nel 2007 è stata rivista e ora eccola qua, tutta nuova. 4 cilindri, da 7,5 a 800. Cresce la cilindrata, così come la potenza, da 106 a 113 cavalli. Telaio in acciaio, con grosse piastre laterali in alluminio, che rigidiscono la struttura, ma che riducono anche le vibrazioni. Inoltre, la loro forma elaborata integra il design della moto. Cresce il diametro dei freni, le sospensioni sono più pregiate di prima e ora sono regolabili. Il forcellone rimane semplice ma ben dimensionato. Non c'è controllo di trazione e nemmeno la possibilità di scegliere fra diverse mappature motore. La strumentazione è piccolissima, posizionata molto bassa e interamente digitale. Belle finiture estetiche, anche se abbonda la plastica. Alla guida impressiona subito la maneggevolezza. La moto è raccolta, piccola. Il riparo all'aria è veramente nullo, ma questa è una prerogativa delle nude. Bella vivacità al motore, ottima risposta del gas, la moto è reattiva, c'è potenza subito e viene voglia di giocare. Tra la coppia maggiore e i rapporti accorciati, tutta un'altra sostanza rispetto a prima.
È divertente, agile, entra in curva svelta, nei tornanti è una bicicletta, sembra più una media che una maxi. I 229 kg di peso col piede sembrano decisamente meno. Precisi cambio e frizione, buona la frenata. Le sospensioni assolvono bene la guida spinta. Se si passeggia, il posteriore può sembrare a volte un po' secco. Difetti? Nessuno. A bassi regimi una vibrazione in termini di risonanza si avverte, ma poi ai medi e agli alti regimi vibra meno di tanti altri quattro cilindri. Più cavalli, più spigoli, più Z in tutto è la Giappo Identità a 8.890 euro. È tutto per questa puntata, grazie per averci seguito, buon anno a tutti voi e vi aspettiamo domenica alle 13.30 dopo il TG2. Per chi ci volesse scrivere, il nostro indirizzo di posta elettronica è sempre tg2motori@rai.it. Arrivederci.